avanti, io ne ho due da firmare. Il protocollo è un accordo che inizia un percorso e avvia uno studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo centro di produzione RAI a Milano, che è identificato nel protocollo come sito nel sito Expo e grande 60.000 metri quadrati. Quindi questo è l'avvio dello studio di fattibilità per la realizzazione del centro di produzione RAI. Questo centro di produzione sarà già operativo all'inizio, durante l'Expo, per quanto riguarda la parte di International Broadcasting Service, quindi tutta quella parte che riguarda i servizi da fornire agli operatori televisivi e di media che parteciperanno all'evento. Quindi l'accordo è un accordo che prevede l'avvio per lo studio di fattibilità per la realizzazione, ma anche già le caratteristiche secondo le quali sarà realizzato l'International Broadcasting Service. Nello specifico, il commissario ha già detto, sono tre tavoli di lavoro che in effetti noi facciamo, che costituiamo oggi all'inizio di questo percorso. Il primo è la valutazione della fattibilità di realizzare, dopo l'esposizione universale, quindi dopo il 2015, un nuovo centro di produzione televisivo qui sul territorio di Milano, nell'area del sito espositivo. Proprio perché noi comunque come esposizione universale dobbiamo creare un centro internazionale di media, questa infrastruttura noi possiamo cominciarla a progettare e a costruirla già tenendo presente anche le esigenze del futuro centro di produzione della RAI qui a Milano. Quindi questo è il primo importante progetto che si avvia, bisogna evidentemente tutta la fattibilità sotto vari aspetti, le dimensioni sono state già dette di 60.000 metri quadri e quindi è un'eredità che semmai verrà confermata, è certamente importantissimo per quanto ha potuto contribuire l'esposizione universale. Secondo tavolo riguarda invece la creazione di contenuti, comunicazione e contenuti, anche prendendo spunto sul fatto che su questo territorio avverrà ora uno switch off sul digitale, ecco, siamo molto interessati a collaborare con la RAI per sviluppare tutti i contenuti che possono riguardare la promozione e la comunicazione della nostra esposizione. Ultimo tavolo, non meno importante, è cominciare a verificare tutte le condizioni, le possibilità inerenti alla dimensione televisiva dell'evento dell'esposizione universale e quindi gli aspetti di copertura televisiva eventualmente da poter realizzare. Oggi è vero, come ha detto il dottor Stanca, è un momento importante, lo è per l'Expo, lo è certamente anche per la RAI, perché questo protocollo è una condizione necessaria perché si possa avviare poi un certo processo. Io sottolineo, d'altra parte il concetto è già stato espresso sia dal sindaco Moratti sia dal dottor Stanca, sottolineo il concetto di avviare un processo, perché questo protocollo è sì una condizione necessaria, ma non è sufficiente perché questo processo si realizzi. Si avvia, si comincia un percorso comune. L'Expo è certamente un evento molto importante per l'Italia, per Milano, e dico bene prima per l'Italia e poi per Milano, nel senso che questo è un evento nazionale che si svolge a Milano e non bisogna dimenticarlo. La RAI fa parte integrante del sistema paese, una grande azienda di informazione e anche una grande azienda culturale e quindi certamente non può non partecipare a un evento così importante come l'Expo 2015,
ma non soltanto in termini di darne informazione, ma anche in qualcosa di più. Questo qualcosa di più potrebbe essere appunto il risultato del protocollo che viene firmato oggi, cioè vedere se effettivamente noi potremmo essere non soltanto coloro i quali raccontano quello che succede, ma partecipano in qualche modo a questo racconto e oltretutto, se si realizzeranno le condizioni naturalmente, possono anche alla fine dell'Expo avere a Milano un nuovo centro di produzione. Io penso che il compito della politica sia anche quello ogni tanto di lanciare il cuore oltre la siepe, e in questo caso ho l'impressione che l'abbiamo fatto. Nel senso che questo processo di infrastrutturazione che citava prima l'onorevole Stanca giustamente, figlio anche delle decisioni del CIPE dei giorni scorsi, riguarda anche e soprattutto il campo della comunicazione. Domani si passa al digitale, in ottobre tutta la Lombardia sarà digitalizzata, nelle settimane precedenti abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Regione Lombardia per la diffusione di banda larga in Regione Lombardia, un importo importante di 1,3 miliardi. Il passaggio al digitale definitivo della TV, processo, ripeto, semplice tecnicamente ma che coinvolge i cittadini, non può non riguardare anche i contenuti. Quale occasione migliore che sfruttare l'occasione dell'Expo per dare alla Lombardia un grande centro di produzione dove si fanno i contenuti di un grande servizio pubblico che forse, lo dico polemicamente ma ormai lo sapete, siete abituati, lo dico spesso, che spesso negli anni passati o nei decenni passati il servizio pubblico ha sicuramente unificato il linguaggio del paese, ma probabilmente qualche volta è stato un pochino romanocentrica come sedimento culturale. Il servizio pubblico ha un obbligo nazionale, deve essere a Roma, deve essere a Milano, deve essere a Palermo, deve essere a Napoli, deve raccogliere le sensibilità di tutto il paese. Milano è sempre stata storicamente la capitale della comunicazione, infrastrutture e contenuti, contenuti e infrastrutture. Quale migliore occasione per mettere insieme le due cose? Se la banda larga diffonderà una piattaforma, se il digitale diffonde un'altra piattaforma, mi sembrava che fosse obbligatorio, sfruttando una straordinaria occasione economica di insediamento con l'Expo, per mettere a disposizione della grande Milano, della grande Lombardia, un grande centro di produzione. Questo è l'intendimento, è ovvio che poi ci saranno tutti i passaggi di verifica e studio di fattibilità, ma la vocazione della politica, la vocazione dell'azienda, la vocazione del comune e dell'Expo, mi sembra che una volta tanto vadano tutti nella stessa direzione.